Benvenuti alla Palascoppa. Sta per avere inizio l'incontro tra il Volley Soverato e il club Italia Clay. La Lega Pallavolo Serie A femminile Master Group Sport vi danno il benvenuto all'incontro odierno, valido per il campionato di Serie A2, e vi augurano buon divertimento. Ecco a voi gli arbitri dell'incontro. Primo arbitro, signor Ciaccio Giovanni, Altafonte, Palermo. Secondo arbitro, il signor Pecorano Sergio, Altofonte, Palermo. Ed ora andiamo alle informazioni. Per il club Italia Rai, col numero 1 Belloia, col numero 6 Gardini, col numero 8 Cone, col numero 10 Frosini, col numero 13 Popolini, col numero 17 Wacalor, il libero, il numero 14 Panettoni, allenatore Massimo Bellano. La passione inizia da su, Volley Soverato, con numero 3 Chiara Casson, con numero 11 Vittoria Legice, con numero 12 Irene Bottarelli, con numero 14 Laura Bortoli, con numero 17 Anna Canela, con numero 18 Silvana Cancella, con numero 10 Giulio Gimentini, primo allenatore Bruno Napolitano, secondo allenatore Diego Boschini. Le consuete voci degli speaker del Palascoppa, Cristian Castano e Piero Ritano, ci introducono in quella che è la sesta giornata della regular season della Serie A2 femminile di volley, girone A. Volley Soverato che al Palascoppa ospita il club Italia Crai in una sfida che si annuncia avvincente. E dopo aver avuto lettura degli starting six, con la gara che sarà diretta dalla coppia formata da Giovanni Ciaccio e Sergio Pecoraro, entrambi di Altofonte e Brigio di Palermo, si comincia quindi qui al Palascoppa, e noi salutiamo innanzitutto chi ci segue in diretta streaming su volleysoverato.it e sui social di volleysoverato.it, grazie a Piero Ritano con la collaborazione di S1 TV. Ringraziamo per questo Antonio Siciliano per le riprese e l'assistenza tecnica. Ancora grande volley su S1 TV come di consueto, ormai con il Volley Soverato che dà il via alle ostilità con Laura Bortoli al servizio. Subito ace per Soverato, 1-0. Adesso attacca il club Italia, c'è subito il muro di Caneva, 2-0 Soverato. E le due squadre sono reduci anche dal turno infrasettimanale che si è disputato giovedì 31 ottobre, con Soverato che ha perso male a Cutrofiano 3-1. Mentre il club Italia si è inchinato in casa alla capolista Marignano perdendo proprio 3-1. Due squadre che in classifica praticamente sono a pari punti, a quota 9. Quindi una partita importante anche in chiave classifica quest'oggi. Caneva dal centro con il suo primo tempo, 3-1.
battuta ci va Masson, era Masson. Servizio di Masson, ricezione, poi palleggio per Pelloi, attacco da parte di Gardini, dall'altra parte già usciva, e poi l'attacco da seconda linea vincente questa volta di Populini, aveva toccato il muro di Soverato, logicamente Club Italia Crai, laboratorio tra virgolette della federazione, di tutto il movimento pallavolistico italiano, laboratorio anche della nazionale, di conseguenza che tante giocatrici hanno dato anche alla nazionale in questi anni, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, sotto la guida sapiente di coach Massimo Bellano. Ora sta crescendo una nuova generazione, giovanissima la squadra del Club Italia, ovviamente tante 2002-2003 in campo quest'oggi, ci sono addirittura delle giocatrici classe 2004, quindi giovanissime veramente. Ora Caneva al servizio sul 4-2 per il Volley Soverato. Ricezione di Populini, poi l'attacco dal centro di Linda Nuacalor, che non chiude ma può rigiocare il punto ancora Nuacalor, questa volta la palla è a terra, anche se fuori di poco, e allora 5-2. Linda Nuacalor, classe 2002, 1,83 m centrale. Abbiamo visto giocare la negli anni scorsi la sorella qui a Soverato, adesso c'è lei. Ora l'attacco del Club Italia, murata però da Repice, la numero 10 Giorgia Frosini, l'opposto, allora 6-2, parte bene Soverato, sicuramente dominato da una gran voglia di riscatto dopo la brutta prestazione di Cutrofiano il giovedì scorso. Adesso ricezione lunga, ma praticamente non si intendono in difesa, sprecano un potenziale free ball le giocatrici di Soverato. 6-3. E allora in battuta ci va Giorgia Frosini, opposto a classe 2002, ci scusiamo se qualche pronuncia non è perfetta. E adesso l'attacco è affidato a Ciausceva, che chiude il punto, numero 7 per Soverato. E Botarelli va in battuta. Botarelli al servizio, out però il servizio di Irene Botarelli, 7-4 allora il punteggio. Beatrice Gardini con il numero 6, calciatrice in battuta per Club Italia, battuta tesa, ricevuta non senza difficoltà da Masson, poi la fast vincente del capitano, vittoria Repice, 8-4. Soverato che va in battuta con la calciatrice bulgara Silvana Ciausceva. Attacco da seconda linea, arginato in difesa da Gibertini, poi il contrattacco vincente di Masson, 9-4. C'è time out per coach Bellano. Torniamo in cronaca, sta per riprendere il match
dopo il time out voluto da coach Massimo Bellano, 9 soverato, 4 Club Italia qui al Palascoppa. Ricordiamo, sesto turno di campionato, girone A. Ciauscio va in battuta, ricezione buona questa volta e poi attacco vincente da parte di Alessia Populini, classe 2000 schiacciatrice, quindi ricezione attacco questa volta buonissima, azione di Populini e in battuta ci va Linden Wackalor. Ciao, usciva con difficoltà ma è brava Laura Bortoli a correggere con un tocco di seconda la brutta ricezione questa volta di Ciao, usciva 10 per Soverano. Vittoria Repici al servizio, out questa volta la battuta, 10-6 più 4 Soverano. Dall'altra parte è già pronta con il numero 1 Anna Pelloia, palleggiatrice classe 2002. Riceve Ciauscio, va lunga la ricezione ma non chiude Club Italia, si salva Soverato, c'è free ball però per la squadra ospite che attacca, ma viene murata la numero 10 Frosini, può attaccare Soverato con Mason, muro palla fuori. Allora 11-6, ha sprecato una ghiotta occasione Club Italia sulla ricezione lunga di Soverato, non ha chiuso il punto, poi Soverato è stato bravissimo a difendersi e a controattaccare. Allora Laura Bortoli va in battuta con il numero 14. 11-6 il punteggio. Battuta tesa, ricevuta non bene, attacca comunque Club Italia, muro di cane va su Frosini e allora 12-6, doppiato Club Italia in questa avvio di gara. Entra con il numero 15 Giulia Ituma al posto di Frosini, se non vado errato. Ora Bortoli al servizio, Loia per l'attacco dal centro vincente da parte di Icone, chiedo scusa, Icone della centrale, Icone 12-7. Popolini al servizio, battuta al salto potente, tiene però bene in ricezione Gibertini e poi muro fuori sull'attacco di Mason, 13-7. Stata bravissima Gibertini perché non era facile ricevere questa battuta potente di Popolini. Ed è proprio Chiara Mason adesso che ha appena realizzato il punto ad andare al servizio, battuta tesa, venuta bene in ricezione, poi attacco da seconda linea, out da parte di Populini ma c'è il tocco a muro e allora 13-8. Si lamentano le giocatrici di Soverato e Bruno Napolitano, a giudizio del primo arbitro c'è stato il tocco a muro, 13-8. Primo arbitro discute con Canova, 13-8 il punteggio. Cone al servizio. Attenzione non buona questa volta di Soverato, Cotarelli dall'altra parte. Palla fuori e allora 13-9. Il break di Club Italia che recupera due punti. Time out Soverato.
riprende il gioco, attacco di Botarelli, c'è la difesa di Club Italia, palla dall'altra parte, free ball soverato, attacca ancora Botarelli, tocca il muro, ci arriva con il numero 13 Popolini, ricostruisce l'attacco Club Italia, muro di Caneva, allora 14-9. È proprio Caneva che va al servizio. C'è Panettoni, poi l'attacco dal centro vincente da parte di Lindan Wackalor, 14-10. E adesso con il numero 15 Ituma al servizio. C'è Ciausceva, poi l'attacco affidato proprio a Ciausceva. Diagonale vincente di Silvana Ciausceva, 15-10. Botarelli va al servizio. Out il servizio di Botarelli, 15-11. Beatrice Gardini al servizio con il numero 6 per Club Italia sullo 15-11, sempre più 4 soverato. Tutta al salto, troppo larga, e allora 16-11, restituisce il favore, se così si può dire, dopo l'errore di Botarelli da una parte, se arriva l'errore di Gardini dall'altra. Ciausceva già pronta in battuta. Ciausceva, 17-11, rimane al servizio la schiacciatrice bulgara di Soverani. Ricezione di Panettoni, attacco da seconda linea di Duma, c'è il muro di Panettoni. Il contrattacco di Mason, vincente, 18-1. Time out Club Italia. Torna sul Taraflex della Palascoppa dopo il time out voluto da coach Bellano sul 18-11 per il volle soverato, che quindi conduce con 7 punti di vantaggio. Panettoni in ricezione con qualche difficoltà, poi l'attacco di Club Italia, palla fuori questa volta dopo il tocco del muro, e allora c'è il punto numero 12 per le azzurre oggi in divisa bianca e blu. Dal servizio ci va Linda Guacalor. Su Ciausceva, out la ricezione, allora 18-13. Ancora problemi di ricezione per Ciausceva, che poi attacca comunque, viene murata. Si salva prima Repice, poi Ciausceva, ma son dall'altra parte, c'è la difesa di Club Italia che contrattacca con Popolini, pallonetto spinto, non difeso da Botarelli. Pre-
casa, quasi in controtempo, 18-14 allora. Rimane al servizio Lindan Buacalor. Ricevuto da Gibertini, tocco di seconda di Bortoli, brava Laura Bortoli su una ricezione un po' lunga di Gibertini, secondo punto per lei con un tocco di seconda, adesso Riparmelli per l'Epice. ...19-14... Riparmelli al servizio, attenzione, e poi attacco difeso da Soverato, Botarelli palla dall'altra parte, allora può ricostruire l'attacco Club Italia da seconda linea, attacca bene Ituma, tocca solamente il muro, 19-15 allora, di nuovo più 4 in battuta ci va Belloia per Club Italia. Su Vason che riceve bene, poi la fasta di Caneva, c'è l'invasione al muro, allora punto numero 20 per Soverato, va di nuovo a 5, va in battuta con Laura Bortoli. Popolini e poi l'attacco proprio della numero 13, difesa di Bortoli, contrattacco affidato a Botarelli, la diagonale c'è la difesa e poi però l'infrazione fischiata da Cone, doppia fischiata, allora 22-15, Soverato che prende il largo. Sull'attacco di Ituma e poi il contrattacco di Botarelli, muro fuori, punto numero 21, ancora Botarelli, portali al servizio, out questa volta, 3-16. Nel servizio che mette in difficoltà Mason, questo è di Popolini, con l'attacco sbagliato proprio di Mason, allora 23-17, recupera due punti che l'Italia va comunque sempre a meno 2 dal primo parziale, il Volley Soverato. E ancora Popolini al servizio. Ora battuta a Tesa, questa volta regge bene in ricezione Mason e poi c'è la B realizzata dal centro da Caneva, 24-17. Ci sono 7 palle, 7 per Soverato per chiudere il primo parziale. Sbaglia al servizio, 24-18. Altra palla set per Soverato, intanto con il numero 4 Silvia Sormani in campo al posto di Cone. Va in battuta il numero
04, classe 2003. Salta anche nel ruolo di libero un po'. Eccezione di esperti d'attacco. Metropolitano va difeso da verticale che poi controattacca. Muro di Soverato. Ancora palla murata da Canepa. Allora 25-18, primo set per le biancorosse e noi ci fermiamo per un break. Torniamo in cronaca perché sta per iniziare qui alla Palascoppa il secondo set tra Volley Soverato e Club Italia Crai. Primo set 25-18 per le biancorosse di casa. Primo set dove la squadra di coach Bruno Napolitano è partita subito bene, ha mantenuto poi il vantaggio accumulato. Cercato, ha provato il Club Italia a rientrare nel parziale ma non si è riuscita ad avvicinare più di tanto. Club Italia al servizio con Anna Pelloia per dare il via alle ostilità in questo secondo parziale. Subito una ricezione sbagliata ma si salva in qualche modo il Club Italia, il Soverato. Adesso attacca però nuovamente dal centro Club Italia, difesa di Soverato e poi out però la diagonale di Botarelli. Allora 0-1. Pelloia rimane al servizio. L'attacco di Mason, diagonale vincente 1-1. C'è Bortoli al servizio per Soverato. Attacco adesso Club Italia, difeso da Soverato ma son dall'altra parte, free ball Club Italia che ricostruisce con l'attacco ancora difeso da Soverato e si va questa volta da Gardini, punto in diagonale e allora 1-2. Ci va in ricezione poi Botarelli, diagonale vincente 2-2. Chiara Mason alla servizio. Out il servizio di Mason 2-3. Dall'altra parte c'è Cone al servizio. C'è
Ceva in tuffo Mason, l'attacco affidato a Ciausceva, pallonetto difeso da Belloia e poi ancora l'attacco con la difesa prima del muro, ma non ci arriva Gibertini. L'attacco era di Tuma, o meglio ci è arrivata Gibertini, ma il suo tentativo di salvataggio è andato a colpire praticamente il soffitto del Palascoppa. La pallone, punto numero 4 per Trevitalia, che rimane al servizio concorrente. Riceve Gibertini, attacco affidato a Ciausceva, gran punto di Ciausceva, 3-4. Canema al servizio. Attacco poi murato al centro su un Lindan Wakalor, quindi 4 pari. Cotarelli, Tamburo. Allora Caneva rimane al servizio. C'è Popolini, poi l'attacco vincente, va alta, molto alta i Tuman. Punto numero 5. Adesso la B attaccata da Repice, punto per Soverato, 5 pari. Tocco di secondo vincente questa volta sulla ricezione lunga, brava Pelloia, 5-6, fatto praticamente quello che aveva fatto Bortoli nel corso del primo set per ben 2 volte, adesso è data Pelloia a fare il tocco di secondo a mettere la palla a terra per il punto numero 6 di Club Italia. Alessia Popolini al servizio. Out il servizio di Popolini, 6 pari. Ciausceva, superato al servizio. Riceve male questa volta Popolini, che poi però si salva in qualche modo. Ciausceva ci arriva, ma non ci può arrivare Gibertini. Allora, punto perso di fatto per Soverato. L'inerzia dell'azione era passata nelle mani di Soverato, però trazione in difesa, allora 6-7. Lindan Wakalor alla servizio. Attenzione di Gibertini, poi si scontrano Repice e Ciausceva, e allora punto numero 8. Time out. Soverato. Club Italia, ancora difficoltà in ricezione di Gibertini sulla battuta tesa di Lindan Wakalor in uscita dal timeout, 6-9, break di 3-0 per Club Italia.
ancora lì nel Nuova Calore al servizio su Gibertini, che questa volta riceve bene, poi la fast di Repice, difesa sulla diagonale e poi contrattacco di Popolini, vincente da seconda linea, 6-10, break di 4-0 aperto da Club Italia. Rimane al servizio Lindan Vacalor, che sta facendo male col suo turno di battuta asseverato. Col suo turno di battuta è stato costruito questo break aperto di 4-0 per il Club Italia. Di poco fuori adesso il servizio, troppo laterale, 7-10. Comunque il 3 Club Italia adesso. Repice al servizio dall'altra parte. Capitano Vittoria Repice al servizio. Situazione non buona questa volta, non può attaccare Club Italia, free ball soverato. Bortoli per l'attacco di Mason, vincente, 8-10. Break di Soverato che recupera parte dello svantaggio. Rimane al servizio il capitano Vittoria Repice. Lotto a muro alla meglio Caneva, 9-10, era la ricezione lunga, erano andate a muro Caneva e Pelloia, se non vado errato, la meglio Caneva, 9-10, break aperto di 3-0 da Soverato. Repice al servizio, miracolo di Sormani in ricezione in tuffo, adesso contrattacco di Mason, pallonetto, c'è la difesa di Club Italia, il contrattacco di Popolini della seconda linea, gran punto sulla parallela di Popolini, 9-11. Bella azione, avevamo quasi gridato all'ace perché la palla sembrava a terra praticamente, ma c'è stato questo miracolo in tuffo di Silvia Sormani che ha alzato la palla da terra praticamente, 9-11 il punteggio con Pelloia al servizio per le ospiti. Ricezione di Ciausceva, Bortoli va da Mason, ancora diagonale vincente di Chiara Mason, 10-11. Punto a punto adesso. Bortoli al servizio. Tacco affidato alla numero 15 Ituma, e anche con un po' di fortuna trova il diagonale vincente. Dieci-12, Giardina al servizio, c'è Gibertini in tuffo, poi l'attacco di Botarelli, diagonale difeso e contrattacco di Popolini, palla spinta sulla parallela, gran difesa di Bortoli, poi ancora Botarelli, tocca il muro, palla fuori, punto Soverato, 11-12. Brava in difesa Soverato sull'attacco con questa palla spinta intelligente di Popolini e poi il punto di Botarelli. Allora Mason al servizio, ricezione, poi attacco nelle mani di Ituma, palla sulla parallela però fuori, allora 12 pari. Mason al servizio, ricezione di Panettoni, poi l'attacco affidato ancora a Popolini, muro di Botarelli, 13-12. Mason al servizio, attacco di Soverato dopo la difesa di Club Italia, gran punto in diagonale di Botarelli, 14-12. Time out Bellano.
Ma sonna al servizio in uscita dal time out voluto da coach Massimo Bellano per Club Italia. 14 Soverato, 12 Club Italia. Attacco sulla parallela, difesa da Gibertini su Ituma e poi il contrattacco affidato a Ciausceva che non passa. Palla praticamente sul nastro, quarto tocco 14-13. E al servizio ci va Cone per l'arbitrale con il numero 8. Battuta alta e lunga di Cone, palla fuori 15-13 allora, di nuovo più 2 per Soverato. Cane va al servizio. Sezione di panettoni, l'attacco affidato a Ituma, diagonale vincente della numero 15, classe 2004, 15-14. Salutiamo ancora gli internauti che ci seguono in diretta streaming su volleysoverato.it e sui suoi canali social attraverso Piero Ritano, quindi anche gli amici del Club Italia che seguono le gesta della propria squadra, nonché i tanti soveratesi sparsi in Italia e non solo, che seguono la squadra della propria città. Bottarelli adesso va in battuta dopo aver realizzato il punto numero 16. Salutiamo anche Francesco che ci segue da Milano, grande tifoso del Volley Soverato. Adesso Panettoni riceve, poi sbaglia il palleggio però Pelloia, ma non ne approfitta Soverato. Allora Popolini dall'altra parte, c'è una sorta di free ball per Soverato che attacca con Ciausceva, gran difesa di Panettoni, tocco di secondo di Pelloia, si salva Soverato e poi Bottarelli spedisce fuori, ma c'è il tocco del muro. 17-14. Si salva Soverato questa volta perché la palla di Bottarelli era nettamente fuori, ma c'è stato il tocco del muro. Bottarelli al servizio, situazione non buona di Club Italia, non può attaccare allora la squadra ospite. Allora free ball Soverato, tocco di secondo di bordo, questa volta Panettoni capisce tutto e poi attacco fuori dal centro di Nuacalor, 18-14. Prova a creare lo strappo decisivo in questa fase, questa seconda parte di secondo set il Soverato, adesso con il numero 5 Monza, Sofia Monza al posto di Pelloia. Cambio in regia con la paneggiatrice Sofia Monza, classe 2002, in campo adesso Bottarelli, riceve Panettoni, proprio Monza per l'attacco vincente con la fast di Bacalor, allora 18-15. Al servizio Silvia Popolini, Alessia Popolini, chiedo scusa, con il numero 13. Settecentrice classe 2000 in battuta. Battuta al salto su Ciausceva che riceve, poi l'attacco proprio della bulgara. Muro fuori, punto di Ciausceva, allora 19-15. Più 4 con la schiacciatrice bulgara che va in battuta. Ciausceva al servizio, ricezione lunga, ma si lotta a muro, alla meglio sul repice la numero 5 Sofia Monza. Allora 19-16, si salva Club Italia. Sezione lunga, non poteva palleggiare Sofia Monza, ma è stata reattiva a muro. Va calore al servizio. Riceve Gibertini. L'attacco affidato a Mason, diagonale vincente, 20-16. Mason all'attacco,
ancora una volta punto numero 21. Repice al servizio, 21-16. Posizione di Popolini, poi l'attacco di Gardini col muro fuori. Punto numero 17 per Club Italia, 21-17 al servizio, ci va Monza. Sofia Monza per Club Italia. Usceva poi l'attacco affidato ancora a Mason, molto veloce di braccio Chiara Mason, messo giù la palla ancora mentre il muro si stava ancora alzando. 22-17, brava anche Bortolu a smarcarla, e allora rimane al servizio Laura Bortolu. Di Popolini da seconda linea, tocca Gibertini, ci arriva Ciausceva, Gibertini dall'altra parte, free ball Club Italia, Panettoni per Sofia Monza, Popolini da seconda linea, gran difesa di Ciausceva, ma c'è ancora l'attacco di Club Italia, questa volta si vede Gardini, parallela, salvata prima da Gibertini, poi da Mason, bravissima Ciausceva, applausi del pubblico, ancora free ball Club Italia, Gardini, palla a terra. Applausi comunque del pubblico, due grandissimi salvataggi difensivi. Per molle soverato, 22-18, Club Italia, caparbio a non mollare, a chiudere il punto, la terza, al terzo tentativo, ma Club soverato veramente tirato su e ha tenuto vivo lo scambio per ben due volte con dei salvataggi di Gibertini e compagni, veramente ben apprezzati dal pubblico del palazzo. Gardini è pronto al servizio, intanto si asciuga il Taraflex. Meno 3 perché la palla di Mason era andata fuori, ma c'è stata l'invasione a muro. 23-18 allora, ed è proprio Mason che va in battuta. Out il servizio di Mason, 23-19. Al servizio la numero 7 Giulia Marconato, altra centrale classe 2003. Entrata da poco sul Taraflex, battuta tesa ma direttamente in rete. Allora 24-19, ci sono 5 palle set per il volley soverato per portarsi 2-0. C'è Panettoni, poi l'attacco affidato a Ituma, grandi doti atletiche anche per questa schiacciatrice opposta classe 2004. 24-20, ci sono altre 4 palle set per soverare. Grande elevazione di tutto. C'è Ciausceva, Bortoli, va da Bottarelli, salva in difesa Club Italia, contrattacca Popolini, palla spinta sulla parallela vincente questa volta, 24-21, annullato anche il secondo set point, ce ne sono altri 3 per Soverato, ce ne sono altri 3. Rimane al servizio Silvia Sormani con il numero 4. Ceve Gibertini, Bortoli, si va da Ciausceva, muro e palla fuori, allora punto numero 25 che arriva per Soverato e si porta così 2-0, e noi ci fermiamo per un break.
Riprendiamo il collegamento dal Palascoppa di Soverato, sta per iniziare il terzo set tra Volley Soverato e Club Italia Crai, 2-0 Volley Soverato. Adesso inizia il terzo parziale con Borto dal servizio per le biancorosse, subito l'attacco di Club Italia con la fast difesa da Ciauce, ma non può attaccare a dovere Soverato, allora lì costruisce l'attacco Club Italia con il muro fuori di Botarelli, 1-0 allora per le ospiti che sono sotto 25-18, 25-21 a termine dei due parziali. I primi due parziali che hanno visto comunque Soverato condurre e dominare la gara sin qui, con un piccolo strappo di Club Italia sul 6-10 del secondo set, prontamente recuperato da Soverato. Adesso riceve con Gibertini e attacca con il pallonetto di Mason, c'è però Monza, Sofia Monza in difesa che salva tutto. Adesso proprio Monza che ricostruisce la seconda linea, un po' pulita, viene murrata da Canepa, allora 1-1. E salutiamo anche Francesco, Sofia e Miriam che ci seguono in diretta streaming. Seguono il lavoro di Soverato in diretta streaming. Amazon al servizio 2-1 Soverato in questo avvio di terzo parziale. Sezione di Populini, poi Monza al palleggio per l'attacco da seconda linea di Ituma che fa valere tutte le sue doti atletiche, anche questa volta va altissima, mette giù la palla del due pari. Out il servizio di Sofia Monza, 3-2 Soverato. Anna Caneva al servizio per Soverato, situazione di Sara Panettoni, poi l'attacco dal primo tempo di Cone Murata ad 1 da Vittoria Repice, 4-2 allora il punteggio, il capitano a muro per il più due svolle Soverato in questa più di quarto parziale, di terzo parziale. Ancora attacco dal centro, questa volta primo tempo che va a buon fine di Cone, 4-3. Con il numero 6 Beatrice Gardini al servizio per Club Italia, la tutta tesa ricevuta da Ciauceva, non era facile, attacca poi la bulgara, diagonale vincente di Silvana Ciauceva, 5-3. Irene Botarelli allora al servizio per le biancorosse. Sezione di Gardini, poi l'attacco affidato a Populini, tocca il muro, ci arriva Panettoni, poi attacca dal centro, viene murata ancora da Repice. Cone allora 6-3, muro 1 ancora di Repice su Cone. Ancora va arginato il suo primo tempo, allora time out Bellano per Club Italia. Botarelli al servizio, in uscita dal time out, sbaglia però, 6-4. Adesso al servizio c'è Cone per
Club Italia, ricezione di Ciauceva, tocco di seconda di Bortoli, questa volta difeso da Club Italia, ma ancora Bortoli, da seconda linea ci prova, ma se non tocca il muro non ci arriva Colin. E allora 7-4. Quattro il punteggio, Ciauceva al servizio. Il 3 Soverato, ricezione di Popolini, poi l'attacco proprio della numero 13, muro fuori, punto per Club Italia, 7-5, bella azione questa. Ricezione poi attacco per Alessia Popolini, al servizio ci va con il numero 4, Silvia Sormani. Riceve, poi l'attacco affidato a Mason, tocca il muro e ci arriva proprio Popolini che poi va anche a contrattaccare, palla spinta vincente della numero 13. 7-6, accorcia Club Italia, ovviamente il coach Bellano fa ruotare tutte le ragazze a disposizione, sappiamo il progetto di questa della Club Italia qual è, quindi cerca di valorizzare tutto il materiale umano e professionale a disposizione il coach Bellano. Ragazzi devono fare tante esperienze in un campionato lungo e impegnativo come quello della Serie A2, ma che possono sicuramente crescere sotto il profilo tecnico, umano e tattico, soltanto così impegnative. 8-6 il punteggio, al servizio ci va Repice per Soverato. Di Popolini, poi il tocco di seconda vincente di Sofia Monza. 8-7. Sofia Monza che è praticamente in campo dalla 18-14 del secondo set, non è più uscita, al posto della numero 1 Anna Pelloi che aveva iniziato il match. 8-7. Servizio, riceve Mason che poi va anche ad attaccare, sempre gran velocità di braccio di Chiara Mason, il muro non ha il tempo nemmeno di alzarsi praticamente. 9-7. Bortoli al servizio, attacco di Gardini, murata, può ricostruire il punto ancora Club Italia, ancora Gardini che attacca, tocca il muro, non ci arriva, non ci può arrivare Mason. 9-8. Avvio di terzo set all'insegna dell'equilibrio, adesso va in battuta Linda Duacalor con il numero 17. Sbaglia il servizio, 10-8. Mason al servizio, riceve proprio Popolini, l'attacco poi di Popolini da seconda linea, gran salvataggio in difesa di Gibertini e Mason, free ball Club Italia che attacca con Gardini, tocca Gibertini, palla fuori, 10-9. E adesso Sofia Monza va in battuta. Battuta piedi a terra su Ciauceva che riceve, poi l'attacco affidata a Botarelli, gran diagonale difeso però da Club Italia che contrattacca con Gardini, palla a terra e punto numero 10 per Club Italia.
Rimane al servizio Sofia Monza. Ancora battuta bene a terra su Ciausceva, questa volta con di riceve con difficoltà, poi però va ad attaccare, gran punto della Bulgara, 11-10. Caneva al servizio, sbaglia anche lei, 11 pari. Gardini dall'altra parte in battuta, out, 12-11. Riceve Panettoni, Monza palleggia per l'attacco in diagonale di Tuma e poi non passa dall'altra parte Bottarelli, allora arriva il punto numero 12 per Club Italia. Buone al servizio per Club Italia. Riceve Mason, l'attacco affidato a Ciausceva, out, ma c'è il tocco a muro, anzi no, la palla era sicuramente fuori, non c'è stato il tocco a muro, avevamo visto bene, 12-13, avevamo visto che la palla era chiaramente fuori, pensavamo potesse esserci il tocco a muro, ma non c'è stato, quindi 12-13. Servizio, battuta corta ricevuta da Repice che poi va con la fast, non passa, palla sul nastro, 12-14. Rimane Cone al servizio. Battuta corta, ricevuta in tuffo da Mason, ricezione lunga, si lotta poi a Mura, free ball soverato, palla di Mason, out, ma c'è il tocco del muro. Punto numero 13. L'ammonizione per coach Napolitano per la protesta. Time out soverato. Uscita dal time out, l'attacco dal centro, difesa da Gibertini, poi però viene murata Mason, allora c'è il punto numero 15 per Gibertini, è stata bravissima Gibertini sull'attacco in primo tempo di Bacalor a salvare. Silvia Sormani al servizio, attacca Mason, diagonale vincente di Chiara Mason, 14-15, si viaggia punto a punto in questo terzo set.
ha avuto un andamento diverso dai primi due parziali sin qui all'insegna delle Clippers. Servizio di Rebice per Soverato. Pacco Fast con un pallonetto praticamente di Vacalor, 14-16. Al servizio ci va Alessia Popolini per Club Italia. Sicuramente una delle più intraprendenti sin qui della squadra, quella che ha dimostrato maggior carattere anche sin qui. Tutto al salto potente. Miracolo prima di Ciauce ma poi di Gibertini, ma non riesce Mason a spedirlo dall'altra parte, 14-17. Battuta potente di Popolini, c'era stato un miracolo di Ciausceva prima e Gibertini poi, ma era lontanissima dalla rete, Mason non è riuscito a mandare dall'altra parte. Time out Soverato nuovamente. Con Popolino al servizio, ace in uscita dal timeout, gran servizio di Popolino così come in precedenza, questa volta palla a terra 14-18, grande elevazione, grande potenza in questo servizio, meno 4, prova la fuga Club Italia in questo terzo set, più 4. Si scontrano, in ricezione c'è l'attacco sbagliato di seconda praticamente di Sofia. 15-18. Bortoli al servizio, graziato qua Soverato perché poteva allungare ulteriormente per l'Italia per mantenere il servizio di Popolini che stava creando difficoltà alla ricezione biancorossa. Bortoli al servizio adesso per le biancorosse. 15-18 il punteggio. Riceve Popolini, poi l'attacco di Gardini, c'è una gran difesa di Gibertini, poi Bottarelli e poi Mason, Murata, salva tutto Riparbelli, ancora Mason che può attaccare, gran punto di Mason, 16-18. Bortoli rimane al servizio. Popolini riceve, poi l'attacco affidato ai Tuma da seconda linea, palla che passa però in difesa da Mason che poi va anche a contrattaccare col pallonetto del meno uno. Time out Club Italia. Bortoli al servizio, ricezione di Popolini, poi l'attacco in fast di Nuakalor, difeso da Ciauceva che va, poi Bottarelli va a contrattaccare, si salva Club Italia in difesa, poi Gardini alla spinta, difesa da Ciauceva e poi l'attacco di Mason, c'è la difesa di Popolini,
va anche ad attaccare la seconda linea fuori, e allora arriva il punto numero 18, break aperto di 4-0 di Club Italia. E rimonta completata. E break aperto di 4-0 del volley sovrano, chiedo scusa, rimonta completata. Porto di rimanere al servizio. Deve Pomolini lunga, però è brava col tocco di seconda Sofia Monza. 18-19, strappa il servizio a Laura Bortoli con questa azione, e dall'altra parte è già pronta Linden Bacalor battuta. 18-19, ce n'è già uscita, buon attacco affidata a Botarelli, diagonale vincente di Irene Botarelli, 19 pari. A sonno al servizio. A sonno al servizio, ricezione e poi attacco in pallonetto difeso da Riparpelli prima e Mason poi. Ciao Sceva, palla spinta dall'altra parte, Panettoni salva tutto e poi contrattacco di Gardini, palla a terra. Punto numero 20 per Club Italia, con un po' di fortuna anche, non era stata colpita bene la palla. Poi Anna Pelloia, allora 20 pari, che torna in panchina e rientra sul Taraflex Sofia Monza. 20 pari, battuta Chiara Riparpelli per Soverato. Battuta tesa, ricevuta da Panettoni, poi l'attacco affidato a Gardini, ancora a punto, 20-21. Ed è proprio la numero 6, Beatrice Gardini, che va al servizio. Gardini al servizio, più uno Club Italia. Ceve ciao Sceva. Attacco di Botarelli, tocca il muro, ci arriva proprio Gardini, poi ricostruisce Club Italia, si va da Pomolini, palla spinta, tocca il muro poi con il piede Botarelli, ma c'era stato il doppio tocco a muro, allora 20-22, break di Club Italia in una fase cruciale del parziale. Gardini rimane al servizio. Attaccare a dovere Botarelli, palla sul soffitto del palascoppa praticamente, 20-23. Voleva mandarla semplicemente dall'altra parte perché era una palla sotto rete praticamente, ma colpito troppo alto il pallone, è andato a finire sulla trave del soffitto del palascoppa. Allora 20-23, rimane al servizio Gardini. Ciao Sceva. Gibertini in bagger per l'attacco proprio della Bulgara, difesa di Panettoni, palla sul soffitto del palascoppa, 21-23, meno 2. Aveva tenuto bene sulla diagonale di Ciaosceva Panettoni. Adesso Miceli per Botarelli, va in battuta Martina Miceli. Ceve Gardini, l'attacco affidato a Ituma, out però il diagonale, allora 22-23. Meno uno per le biancorosse, qua sprecato il colpo Ituma, è andata benissimo su come sempre, grande elevazione per lei, palla però troppo potente, abbondantemente fuori, 22-23.
Micheli rimane al servizio. Riceve Panettone, l'attacco affidato a Populini, palla fuori dopo il tocco del muro, e allora arrivano due set point per Club Italia per allungare la sfida. Torna Botarelli in campo per Micheli. Dall'altra parte la numero 3, Bassi, per Populini. Cone al servizio. Diceva ciao Sheva. L'attacco di Botarelli da seconda linea, c'è la difesa di Club Italia. Contrattacco affidato alla neoentrata Bassi, che realizza il punto. Punto fondamentale perché consente al Club Italia di allungare la sfida. 22-25, 2-1, e noi ci fermiamo per un break. Torniamo in cronaca dal Palascoppa di Soverato, sta per iniziare il quarto set tra Bolla e Soverato, Club Italia Crai 25-18, 25-21, 22-25, parziale 2-1, Bolla e Soverato, Club Italia che quindi ha allungato la sfida vincendo il terzo set, inizia il servizio, quarto parziale, si scontrano nel campo di Soverato e poi c'è il muro, sull'attacco da seconda linea di Ciao ce va da parte di Nuacalore, allora 0-1. Popolini al servizio per Club Italia. Ricezione di Ciausceva, poi la fast di Riparmelli che viene murata fuori da Gardini, e allora 1-1. Riparmelli in campo dall'inizio in questo terzo parziale. Posto di Canema. Bortoli al servizio per Soverato. Posizione di Panettone, non facile, poi l'attacco di Gardini murata, ma si salva Club Italia, poi prova a chiudere Riparmelli, si salva il Club Italia, free ball Soverato però, Bortoli per il primo tempo di Riparmelli, difesa di Panettone, poi da seconda linea di Tuma, si salva ancora Soverato in difesa, poi azione convulsa, infinita tra l'altro, e sbaglia poi un palleggio Sofia Monza, e allora il punto è per Soverato 2-1. Azione difficile anche da commentare perché ci sono stati sbarioni da un lato e dall'altro, praticamente 2-1 il punteggio, comunque Bortoli al servizio per il Volley Soverato.
2-1 il punteggio, Bortoli al servizio. Gestione di Popolini, poi l'attacco affidato a Gardini, palla spinta sulla parallela difesa da Bortoli, ci arriva Gibertini e poi si scontrano Mason e Bortoli, allora 2-2. Va allora al servizio per Club Italia. Out il servizio di Guacalor, 3-2. Mason dall'altra parte. Battuta. Di gestione di Popolini, l'attacco, poi sulla parallela difesa da Gibertini, il contrattacco di Botarelli, si salva Club Italia, contrattacca Gardini, tocca il muro, ci arriva Gibertini ma non ci può arrivare però, ciao Scera. Allora 3-3 e Sofia Monza va in battuta per Club Italia. Battuta piede a terra di Sofia Monza su Gibertini che riceve, poi l'attacco in primo tempo di Riparbelli, si salva il Club Italia in difesa e contrattacca con Gardini, tocca il muro, ci arriva Gibertini, poi Mason per l'attacco di Ciauscheva, c'è Panettoni ben piazzata che difende e poi Popolini da seconda linea col pallonetto, c'è Botarelli, ricostruisce Bortoli, si va da Ciauscheva ma c'è il muro da parte di Ituma e Cone e allora 3-4. E Sofia Monza rimane al servizio. Sofia Monza al servizio, riceve Gibertini, poi l'attacco affidato a Botarelli, tocca il muro, ci arriva Popolini, poi il contrattacco affidato a Gardini, murata però da Botarelli, 4 pari. Bel muro di Irene Botarelli. E Riparbelli va al servizio che è in campo dall'inizio del quarto set al posto di Anna Caneva. Tutta al salto insidiosa, viene bene comunque in posizione Popolini, ma il primo tempo di Cone fuori, di poco ma fuori, si è visto anche di qua, e allora 5-4. Riparbelli al servizio. Popolini che riceve, poi l'attacco affidato a Ituma che viene murata. Può rigiocare il punto ancora alla numero 15 di Club Italia, tocca il muro e ci arriva Ciauscheva da seconda linea, Mason non passa e allora 5 pari. Gardini al servizio. Gardini al servizio, ce n'è Ciauscheva, l'attacco di Botarelli, parallela vincente di Irene Botarelli, 6-5. Va al servizio anche l'opposta numero 12 biancorossa. Ce n'è Panettoni, poi l'attacco dal centro vincente di Cone. Primo tempo, 6 pari. È proprio Cone al servizio. Thank you.
6 pari il punteggio. Poi al servizio riceve Ciausceva, poi l'attacco per la Fast col pallonetto di Repice, difeso e contrattacco sulla parallela di Popolini, vincente, tocca se ci arriva ma sono in tuffo, ma non ci può arrivare Bottarelli, 6-7. Rimane al servizio Cone, 6-7 il punteggio. Ciausceva, l'attacco affidato a Bottarelli nella seconda linea, muro fuori, punto numero 7 anche per Soverato, parità. Ciausceva al servizio, fuori di Tuma, si salva quindi Soverato, 8-7, e Ciausceva al servizio, c'è ancora Popolini, poi l'attacco riesce a Club Italia, dall'altra parte Mason, viene murata però da Itum, allora 8 pari. Sormani al servizio per la Club Italia, riceve Ciausceva, poi la Fast di Vittoria Repice, murata però da Popolini, allora 8-9, muro 1 di Popolini sulla Fast di Vittoria Repice, allora di nuovo avanti Club Italia che rimane in battuta con Silvia Sormani. Riceve Ciausceva, poi l'attacco di Mason, vincente, 9 pari. Repice al servizio. Il servizio di Repice, allora 9-10. Popolini al servizio dall'altra parte. Riceve Ciausceva, poi l'attacco affidato a Mason, gran diagonale di Mason, 10 pari. Bel diagonale di Chiara Mason, non era facile, 10 pari. Bortoli al servizio. Attacco out da seconda linea di Popolini, 11-10. Bortoli al servizio, riceve Popolini, l'attacco affidato a Gardini, tocca il muro, non ci arriva Ciausceva, 11 pari, equilibrio in questo quarto parziale, sin qui si viaggia punto a punto. Manda allora al servizio, battuta a testa su
Jauscheva con qualche difficoltà riceve poi l'attacco di Cotarelli, staccata da rete, out. Il suo colpo in diagonale 11-12. Rimane Linda Nuakalor al servizio. Palla che passa dopo il tocco del nastro, riceve Jauscheva, poi l'attacco di Mason, tocca il, ci arriva il muro e poi ancora Mason che può attaccare, tocca il muro, palla fuori questa volta, allora 12 pari. È proprio Mason che va al servizio. Gardini deve andare con l'attacco in pallonetto, ci arriva Bortoli, poi Gibertini per l'attacco di Jauscheva, ci arriva Panettoni con un miracolo e poi la seconda linea di Tuma piazzato sulla parallela, difeso da Gibertini, contrattacco di Jauscheva, volley di Jauscheva, palla sul soffitto dopo il tocco di Panettoni in difesa, allora 13-12. Bell'azione questa da ambo le parti. Mason rimane al servizio. Servizio di Mason, riceve Popolini, poi l'attacco, un fast col muro fuori di Cone, allora 13 pari. Sofia Monza va in battuta per Club Italia. Battuta piede a terra, brutta però, troppo debole, palla nella pancia della rete. 14-13. Riperbelli dall'altra parte in battuta. Out anche al servizio di Riperbelli, 14 pari. Allora Beatrice Gardini in battuta per Club Italia. Ce n'è Jauscheva, poi l'attacco affidato a Botarelli. Out però il colpo di Cotarelli, arriva il punto numero 15 per le ospiti, 14-15, rimane al servizio Gardini. Battuta a testa su Mason che non riceve a dovere e allora ricezione lunga, Popolini non deve far altro che chiudere il rigore a porta vuota, come si suol dire. 14-16 trova il break Club Italia che si stacca di due punti e time out per Soverani. Torna sul Taraflex dopo il time out voluto da coach Bruno Napolitano, 14 volle Soverato, 16 Club Italia. Gardini al servizio per le ospiti, riceve Jauscheva, poi l'attacco affidato proprio alla Bulgara, diagonale vincente e allora 15-16, esce bene dal time out la squadra biancorossa e va in battuta con Irene Botarelli.
attacco vincente di Ituma, che salta ancora tantissimo e riesce a chiudere il colpo che con il pallone che cade nel centro del campo del Sovereign. Coni al servizio, riceve Ciausceva, l'attacco affidato proprio alla Bulgara, pallonetto, miracolo in difesa di Populini, palla dall'altra parte, free ball però per Soverato, ancora Ciausceva che attacca, vincente in diagonale della schiacciatrice bulgara, 16-17. Era stata bravissima in difesa prima il Club Italia ad alzare su da terra una palla che ormai sembrava essere caduta. E ora proprio Silvana Ciausceva al servizio, 16-17 il punteggio. Riceve Popolini, poi l'attacco affidato proprio alla numero 13, palla spinta Murata però, dall'altra parte Ituma, Murata anche lei da Repice, punto numero 17 che arriva per Soverato. Break di 2-0 aperto per le bianconesse, che rimangono al servizio con Silvana Ciausceva. Popolini, poi l'attacco in primo tempo vincente di Bacalor, 17-18. In battuta ci va Silvia Sormani. Riceve Ciausceva, l'attacco out di Mason e allora c'è il punto numero 19. Per Club Italia con l'attacco out di Mason e allora Sormani rimane al servizio. Riceve Ciausceva, poi l'attacco affidato a Mason, vincente questa volta, 18-19, meno 1 per Soverato. Ma questa è la fase cruciale del parziale e quindi della partita, perché sono i punti decisivi da una parte e dall'altra. Il Club Italia cerca il tie break ovviamente, mentre il Soverato vuole chiudere qui la partita e quindi deve necessariamente far suo il parziale se non vuole che il match si allunghi al tie break. Populini, diagonale difeso da Repice, poi il contrattacco affidato a Mason, c'è la difesa di Panettoni, ancora Populini che non può però andare ad attaccare. Pagliato il palleggio di Sofia Monza, 19 pari, non ha potuto attaccare nemmeno con la mano sinistra. Popolino ci aveva provato, ma la palla è andata direttamente sul nastro dopo il palleggio di Monza. E allora Repice al servizio. C'è Popolini, poi la fast out in Bacalor e allora 20-19, 3-0 di break aperto da Soverato e time out per Club Italia questa volta. Da coach Bellano per il Club Italia, 20 Soverato, 19 Club Italia con Repice al servizio per le bianco-rosse di casa. Palla spinta di Papulini sulla parallela difesa da Soverato, pallonetto Mason e poi dall'altra parte il tocco di seconda difeso da Bottarelli, ancora Mason che può attaccare, punto di Mason, punto importantissimo di Chiara Mason, allora 21-19. Repice al servizio, il palascoppo si va a sentire, fase cruciale della partita.
riceve Gardini, poi Monza per Popolini, pallonetto, ci arriva Botarelli, palla fuori però. Allora 21-20. Ed è Alessia Popolini che va al servizio. Popolini al servizio, battuta al salto, non passa. 22-20, era un po' temuta questa battuta anche dal pubblico del Palascop, che Popolini dotata di un'ottima battuta al salto potente. Volta aveva scelto la precisione, ma la palla si è spenta nella pancia della rete. Allora 22-20, Bortoli dall'altra parte al servizio, riceve proprio Popolini, poi Monza per l'attacco, difeso da Ciausceva. Può rigiocare il punto Club Italia, si va da Popolini, palla a terra, punto numero da seconda linea, l'attacco di Popolini, punto numero 21 per Club Italia che non molla. 17, Linda Nuaca, allora in battuta entra Pelloia per Monza nel Club Italia, cambio regia quindi. Manca allora al servizio. Palla che passa, Gibertini riceve bene, l'attacco di Botarelli, gran punto in diagonale di Botarelli che va alta, grande elevazione per Botarelli che passa sopra il muro, 23-21, Mason al servizio. Servizio di Mason, ricezione di Popolini, l'attacco affidato a Gardini. Ci arriva Gibertini con un miracolo, poi attacca Ciausceva, ci arriva Panettoni, può ricostruire Pelloia, si va da Ituma, gran punto da seconda linea, 23-22. Pelloia al servizio adesso per Club Italia. Time out sovera. Torna sul Taraflex dopo il time out voluto da Coach Napolitano. Club Italia in battuta e sotto di un punto, 23-22 in questo quarto set. Pelloia al servizio per Club Italia, battuta su Gibertini che riceve, poi l'attacco affidato a Botarelli, muro fuori, punto numero 24. Allora diciamo due match point per il volley sovrano. Torna Monza per Pelloia in campo per Club Italia. Riparmelli al servizio. Riceve Panettoni, poi l'attacco di Gardini, palla spinta, difesa da Riparmelli, contrattacco di Botarelli che chiude 25-22 la contesa, e allora il Soverato chiude 3-1, si aggiudica l'intera posta in palio, torna alla vittoria dopo lo stop di Cutrofiano e stacca proprio il Club Italia in classifica al termine di una partita comunque bella ed entusiasmante, soprattutto nel terzo e nel quarto parziale. Io ringrazio Antonio Siciliano per le riprese e l'assistenza tecnica, ringrazio gli internauti che ci hanno seguito in diretta streaming, grazie a collegeverato.it, a Piero Ritano, da parte di Pietro Mocelli il più cordiale dei saluti e arrivederci ai prossimi eventi sportivi targati S1 TV.
suonato la chitarra senza saper suonare. Volevo dirtelo, adesso stai a sentire, non ti confondere, prima di andartene devi sapere che il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te, altro che il Luna Park, altro che il cinema, altro che internet, altro che l'opera, altro che il Vaticano, altro che Superman, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te, io e te, che ci abbracciamo forte, io e te, che ci sbattiamo forte, io e te, che andiamo contro vento, io e te, che stiamo in movimento, io e te, che abbiamo fatto un sogno, che volavamo insieme, che abbiamo fatto tutto e tutto c'è da fare, che siamo ancora in piedi, in mezzo a questa strada, io e te, io e te, io e te, oh! Altro che musica, altro che il Colosseo, altro che America, altro che l'ecstasy, altro che nevica, altro che Rolling Stone, altro che il football, football, altro che Lady Gaga, altro che oceani, altro che argento e oro, altro che il sabato, altro che le astronavi, altro che la TV, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te, che abbiamo fatto a pugni, io e te, fino a volersi bene, io e te, che andiamo alla deriva, io e te, nella corrente, io e te, che attraversiamo il fuoco con un ghiacciolo in mano, che siamo due puntini, ma visti da lontano, che ci aspettiamo il meglio, come ogni primavera, io e te, io e te, io e te, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te. Ho preso la chitarra senza saper suonare, è bello vivere, anche se si sta male, volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo. Thank you.